Ciao, oggi facciamo un video tag perché è da un po' che non ne faccio e ho trovato questo video su il canale di Valeria, Read Vlog Repeat. Mi impappino sempre quando dico questo titolo. E, ed è lei l'ha intitolato Cosa voglio dalla vita? Insomma, 50 domande tag in sostanza. Per me è più un chi sono? Conosciamoci un po' così perché appunto sono domande molto personali. Cominciamo, 50 domande, vediamo di essere rapidi. Pensi di essere bella? No, cioè proprio no. Pensi di essere simpatica? Sì, o perlomeno così mi dicono, quindi presumo. Pensi di essere intelligente? Sicuramente non sono stupida, non sono di grande cultura perché, cioè, lo sai, ho fatto la terza media, quindi. Però sono anche cosciente del fatto che un attestato scolastico non faccia di una persona intelligente. Se le conoscenze apprese durante il periodo scolastico non vengono poi portate nella vita quotidiana, quindi sono intelligente. Pensi di saperci fare con l'altro sesso? Cioè, sono proprio rincoglionita io. Quando c'era qualcuno che mi veniva dietro, io non lo capivo quando ero un figurino. Capiamoci. Quindi, cioè, proprio no. E se qualcuno mi fa un complimento, io penso mi stia prendendo per i fondelli. Quindi, c'è proprio negata. Vabbè. Segno zodiacale, gemelli, sole o pioggia? Sole, cioè, proprio assolutamente sole. Stagione preferita? Estate. Uno perché compio gli anni in estate, praticamente il 10 giugno. Due perché le giornate sono molto più lunghe, mi piace stare all'aperto, mi piace godermi comunque le giornate al parco, mi piace aprire le finestre la mattina presto perché io mi sveglio sempre intorno alle 6 così e vedere già chiaro. Mi piace bermi la mia tazza di caffè latte sul terrazzo leggendo in santa pace. Con gli uccellini che cinguette, insomma, assolutamente estate. Poi, cioccolato bianco o nero? Bianco. Mi piace il cioccolato bianco e mi piace anche il cioccolato al latte, nero no. È più facile ridere o piangere? Allora, sicuramente è più facile ridere perché io rido in continuazione e al lavoro me lo dicono sempre che mi si sente lontano un chilometro. Ultimamente però è molto facile anche che io pianga per varie cose, ma anche se vedo una pubblicità, cioè proprio sì. Recita la frase di un film. Nessuno può mettere baby in un angolo. Film preferito? Oddio, volevo prendere il DVD e mi sono dimenticata. Vabbè, amo Dirty Dancing, amo L'uomo senza volto. Amo Orgoglio e Pregiudizio, cioè ne ho un botto di film preferiti in effetti. Poi, libro preferito, ne ho scelto uno fra i tanti che ci sono lì e ho scelto Anna dai capelli rossi perché la protagonista io la amo. Amo anche la serie TV e i cartoni animati, molto bene. Poi, cantante preferito, Take That, Mark Owen, sei sempre nel mio cuore. Ti arrabbi facilmente? Ultimamente direi di sì, perché mi accorgo di essere particolarmente nervosa, stanca, stressata e quindi sì, ma di solito no. Poi, hai qualche vizio? È un vizio? Sì, cioè sono proprio drogata di estate. Anzi, cara Ferrero, se vuoi regalarmi una fornitura di estate. Cards, Kinder Cards, qualsiasi altra cosa, io anche i gadget mi andrebbero bene, vabbè. Poi, un comportamento che mi dà fastidio. La non collaborazione. Cioè, se si è parte di una squadra, di un team, vuoi nella vita quotidiana, vuoi nel proprio a livello familiare, lavorativo, e non si collabora, io non lo sopporto. Perché nessuno è schiavo di nessuno. Poi, sei superstiziosa? Nel senso che,
Tipo, quando mi arrivano le catene sul cellulare, io no, le cancello tutte. Sarà per quello che sono così sfigata. Vabbè, dovrei essere superstiziosa. Vabbè, poi, la tua meta da sogno, le Maldive. Mi piacerebbe un sacco andare alle Maldive perché vorrei stare al mare, crogiolarmi al sole, a leggere e diventare Morella. Tiè, poi, sei mai stata innamorata? Sì. Ovviamente anche di mio marito, ma sì, ho il mio primo amore, ogni tanto ci penso ancora, ma non diciamolo a mio marito. Poi, credi nell'amore? Sì. Animale preferito? Uff, allora, ho sempre amato il delfino. Amo molto, nel senso che mi piacciono molto i gufi, scusa, mi piacciono molto i gufi e ho un coniglio. Quindi direi che sì. Poi, hai mai avuto il cuore spezzato? Sì. Mai spezzato il cuore a qualcuno? Non penso. Ti sei innamorata del tuo migliore amico? Sì, e mi ci sono anche messa insieme, quindi ok. Poi, mare o montagna? Assolutamente montagna, anche se, scusa, assolutamente mare, anche se la montagna non mi dispiace, però in estate, grazie. Fiore preferito, Margherita. Io amo le margherite perché era il fiore preferito di mia nonna. Per me è un fiore semplice, simpatico e solare. Questo pallino giallo contornato dal bianco mi fa pensare all'estate, quindi Margherita. Hai avuto più di 5 relazioni? Ufficiali? Perché ufficiali? No? Non ufficiali? Sì. Colore preferito? Allora, principalmente non ho proprio un colore preferito. Diciamo che da piccola per me era, siccome mi dovevano distinguere da mia sorella, io ero più orientata verso i colori freddi, quindi blu, azzurro. E mia sorella verso il rosa, non diciamoglielo adesso, e il rosso. E quindi mi è rimasto questa cosa per il blu e l'azzurro, diciamo. Però generalmente amo molto anche il nero. Poi, sei felice? Ni. Vorrei esserlo di più. Ti piace nuotare? Sì, ma non sono una gran nuotatrice. Nel senso che nuoto molto a rana. Poi, qual è il tuo difetto peggiore? Chiacchiero troppo. Cioè, veramente troppo. Il giorno più bello quando è nato mio figlio. Il giorno più brutto ne ho una svalangata, cioè proprio tanti. Quando ha fatto l'incidente mio fratello, quando è morta mia nonna. Quando mi hanno detto quello che aveva Leonardo e basta, sono iniziato a piangere. Profumo o odore preferito? Questa non l'ho capita, nel senso che profumo intendiamo proprio profumo di marca, perché se è profumo io amo Alien, amo Angel nella versione Innocent che però non fanno più e amo J'adore. Odore preferito, qui non ti mettere a ridere, ti prego, ma io amo l'odore del soffritto di cipolla. Cioè, sì, io quando preparo il sugo e faccio il soffritto di cipolla, io annuso come il veri chef e io amo questo odore e profumo, ok? Hai già festeggiato il compleanno? No, perché appunto festeggio a giugno. Mai fatto diete? Ma ti pare con sto doppio mento che io abbia mai fatto una dieta? Mai fatto ore piccole a voglia? Campeggiato? Sì, però da adolescente perché adesso ormai. Ti sei mai lasciato condizionare a volte? E più che altro magari per quieto vivere. Nel senso che io sono una per il peace and love, mi piace andare d'accordo con tutti perché non ho voglia di litigare, non mi piace litigare e se devo farmi andare bene qualcosa, non perché mi voglio sminuire, ma proprio perché più di tanto non, cioè,
non mi cambierebbe la vita, preferisco farmi condizionare e dire ok, va bene, ci sto. Poi, com'è la tua colazione? Dunque, io bevo solo 2 tazze di caffè latte della Dolce Gusto. È raro che io mangio qualcosa a colazione. E lo so che questo non va bene perché poi mi viene una fame boia. Però, hai fatto qualcosa di cui ti sei pentita? Sì, ma non te lo dico. Hai delle manie? Allora, mi piace uscire di casa avendo fatto il letto. Se non ho fatto il letto prima di uscire di casa, io sto male. Cioè, mi sembra di avere la casa in disordine. Non sono sana di mente, lo so. Facevo il letto anche al mare. Poi, hai viaggiato all'estero? Solo a Londra. No, anche in Spagna perché sono andata a Santiago de Compostela. Quindi 2 mesi. Che viaggioni! Lo so. Poi, cosa vorresti dalla vita? Più serenità. E intendo serenità psicologica e anche monetaria. Perché proprio mi toglierebbe un grosso peso dal cuore. Fratelli o sorelle, ho un fratello che ha 3 anni più di me e una sorella gemella. Dove vorresti vivere? Dove sto? Io amo Salò, amo il lago di Garda e mi piace stare dove sto, quindi qui a casa mia. Magari in una casa che sia mia e non in affitto, quindi forse meglio. La tua parola preferita? Uffa. Non lo so, non lo so, mi ha preso alla sprovvista questa domanda. Non ho una parola preferita. Ciao? c'è una vita dopo la morte? Io spero di sì, nel senso non ci credo fermamente perché a volte ho dei dubbi, ma spero di sì, tant'è che io parlo tutti i giorni con mia nonna, che è morta. Quindi sì. La parte del tuo corpo che preferisci? Gli occhi? Non lo so. Gli occhi, dai. Le mani anche. Poi, per cosa ti batteresti fino alla morte per mio figlio? Questo. Bene, direi che il tag finisce qui. Io spero che ti sia piaciuto e spero che tu abbia voglia di rispondere a queste domande o anche solo ad alcune di queste domande. Se hai voglia di rifare questo tag, fallo. Nick, Mel, Vale, Eri, non mi ricordo. Vabbè, magari scrivo qua sotto. Comunque, chiunque abbia un canale, abbia voglia di fare questo tag, lo faccia. E anche in pigiamatti, mi raccomando, fate questo tag. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!